Quindi, per impedire a me stesso di fare questi lavori, utilizzerò un vecchio trucco. Aprirò il finestrino. Ora le previsioni danno sole tutto il pomeriggio. Io lascerò tutto aperto e lascerò anche il caricabatterie qui, sul tetto. Me ne andrò a mangiare. Andrò a pranzare. Così sarò sicuro che fra mezz'ora, tre quarti d'ora, comincerà a piovere. E io bestemmierò. Dovrò tornare qui, chiudere tutto e mandare a fanculo l'idea di mettere le mani sugli arredi interni di questa panda. Lascio tutto fuori, come vedete ho anche la stufa Vevor. Lascio tutto fuori, così pioverà sicuramente. Ora sta venendo fuori il sole perché mi prende per il culo questo sole maledetto. Mi prende per il culo, ma io lascerò tutto così. Vedrete che pioverà. Il nostro trucco non ha funzionato. Tramonta. Il cielo è limpido. Va bene. Quindi ora devastiamo. Devastiamo senza luce. Perché è così che si fanno le cose, nel disagio. Nel disagio. Qua. E qui posso chiudere. Il gioco adesso è riuscire a smontare tutto da dentro la macchina. Quindi ci proveremo e sarà da ridere. Io non so se e cosa si vedrà, ma la prima cosa da fare qua, oltre a eliminare le superfetazioni presenti nella zona cruscotto, è rimuovere il volante. Per rimuovere il volante è semplice. Questo volante è molto semplice. Basta togliere il tappo del clacson e le molle che metteremo qui in modo da perdere. Dopodiché serve una chiave da un tot e bisogna svitare questo maledetto dado gigantesco che io ho poco fa stretto inutilmente, ma una volta liberato si svita facilmente. È un volante molto semplice questo, anche il meccanismo del clacson è estremamente semplice, e quindi poi basta togliere anche questa rondella, gli ottoni, e il volante viene via. E voilà, si mette da parte con tutte le sue cose, lo mettiamo di dietro. Ora qui c'è un coacervo, questo suscita in me orrore, e qua vediamo un pezzo di plastica rotto che butterò, e poi questi sono i contatti, immagino, del clacson, me ne strasbatto. Ora togliere tutte le superfetazioni possibili. Qui abbiamo un contenitore da cruscotto che mi sta tirando un cavo che non so che cazzo è. Questo simpatico contenitore con la forma del cruscotto, ecco da dove viene. È comodo come il varano di comodo, e quindi lo metterò qua. Lo metterò adesso, dove cazzo le metto le cose? Puttana via, ma devo metterlo dietro. Succederà l'olocausto, lo so. Poi qui abbiamo la radio, il bibanda. Le mie casse sono anche dei contenitori di troiate, perché essendo cave o cacave, io dentro ci metto, ci infilo ricambi piccoli e il cialume di emergenza che ho sempre con me, perché bisogna essere pronti a ogni evenienza. Fortunatamente i Faston sono differenti di dimensioni. Casse Majestic, trovate chissà dove, suonano.
ho in mente di rifare questi di legno. Adesso togliamo i pirli delle leve. Ovviamente c'è freddo e quindi sono duri come la merda del p***o. Vite di lato. E l'ultima vite di lato, se non si apre lo sportello non si può togliere perché non ci entra fisicamente il cancello. Quindi apriamo, svitiamo e richiudiamo. A questo punto si preme la parte in alto e lui si sgancia. Ora qua lui esce, c'è il connettore da eliminare, il connettore delle leve velocità dell'aria e il cruscotto è venuto via. Questo cruscotto purtroppo ha questo supporto rotto e questo supporto rotto. E purtroppo non ho di meglio, non ho trovato di meglio. Posso solo bestemmiare. Leviamo lui, leviamo essi, dobbiamo levare tutto. Eh già. Dopodiché basta tirare leggermente, sganciare il contachilometri, che dovrebbe sganciarsi, infatti così. Ho voluto un attimo di violenza per capire chi è che comanda. Qui ci sono delle clip, si premono e si sgancia il connettore. 1, premi, 2, premi, premi, non si capisce dove si deve premere, qui, e 3, ecco fatto. E viene via anche il contachilometri con la modifica che feci per montare, come vedete, il termometro. E già vediamo il fascio di cavi con modifiche varie fatte un po' così. Adesso vediamo se riesco a smontare l'orologio senza rovinare nulla. Allora, questa vite sicuramente non è la sua e questa nemmeno. Queste le ho adattate io. Sì, infatti questa è una vite per legno segata. È una vite segata. Sganciamo il connettore dell'orologio. Ho detto sganciamo il connettore dell'orologio. E l'orologio è venuto via. Con sorpresa, non so. Va bene. Comunque lui funziona e non ci preoccupiamo di questo. Ecco, la vite è caduta dove doveva cadere. Qui tiene con una sola vite. Qui tiene con una sola vite sopra e ho messo questa staffa. Perché? Che purtroppo questa parte qua è saltata via e c'è poco da fare. Proseguendo, devo... Sì, oddio, dovrei distaccarli, ma in realtà ci passano da qui, quindi li lascerò qua penzolanti. Questo viene via, il passaggio dell'aria. Devo svitare queste quattro viti. Ecco fatto, anche questo leveraggio è in merda, come potete vedere. C'è proprio stercato, è stercato qui, vedete. Adesso devo togliere questi bulloni. 1, 2, devo togliere anche questi di sotto. Ah, che cazzo è successo qua? Va bene, sì, devo togliere il supporto dell'autoradio. Oddio, oddio. Ma chi me l'ha fatta fare questa cosa? Ma siamo sicuri che io voglio fare questa cosa? In realtà io devo togliere i laterali perché devo abbassare il tascone. Sto sfasciando tutto. A me serve un cacciavite corto e vediamo se riesco a infilarmi qua dentro. Ecco il cazzo che lo svito. Qua non svita un cazzo. Qua non svita un cazzo. Sì, svita con una fatica inaudita. Ah, è una fatica pazzesca. Pazzesca. Svitiamo prima questi, vediamo se riesco. Questo cazzo di cosa che cade sempre, porcaccio il c***o. Quindi quello mi sa tanto da 8, mi sa tanto che è esatto, 8. E questo lo svitiamo subito. Perfetto. E questi due li abbiamo tolti. Ora, questo vaffanculo, questo vaffanculo, questo vaffanculo,
il radio di merda vaffanculo. Questo vaffanculo, gli attrezzi li mettiamo qua. Ecco qua. Il problema è che io devo rimuovere questo gruppo qua. E chissà se questo viene via in qualche modo. Io sinceramente non lo so, però sospetto che ci siano delle viti qui. Io ho questo sospetto. Come si toglie? Perché adesso ci sono delle viti qua sotto. Quindi bisogna Fidel castrare anche questi dadi. Per questi bulloni, per questi dadi, devo usare questa. Dai, che si svitano a mano. Si svitano a mano? Sì. Madonna mia, che odio cosmico. Oddio, oddio. Questo è supporto plancia autoradio. Metto qua. Ora ce n'è un altro qui sotto. Ecco. E questi li ficco così. Ma ovviamente gira tutto. Ovviamente gira tutto. Gira il bullone e gira il dado. Insieme, solidali. Come il cazzo di chi so io. Solidale come il cazzo di chi so io. Che sta lassù. E non fa altro che romperci i coglioni. Lassù. Lassù. Come si toglie l'autoradio dalla plancia? Si preme questa cosa qui? Forse neanche per il cazzo? No, intanto c'è questa mascherina, che se riesco a non romperla mi farebbe un piacere. Ma vedo che vuole essere rotta a tutti i costi. A tutti i costi vuole essere rotta. È ancora sana, va bene. Togliere l'autoradio è assolutamente impossibile. Non è possibile. Niente, devo abbassare questo, quindi devo smontare qua da fuori lo sportello, devo disarticolare questa cassa. Vedete, brutale. Ovviamente le viti sono due. Non poteva essere semplice. Ci vogliono sempre due viti per rompere il cazzo meglio. Ed ecco la cassa che viene via. Tolto i contatti fast off. Sono un culo l'altoparlante. Ora questi. Ora qui abbiamo delle viti. Delle viti che trasudano odio e furore, viti cariche di odio, l'apocalisse. Ecco fatto, con l'odio, e questo si disarticola, con rabbia. Ecco fatto, e questo è disarticolato. Ora mi basta tirare qua e ho sganciato tutto. E me ne pento già, me ne pento. Io mi pento. Ma fanculo, treppiede dei miei coglioni schifosi. Porco. Questo è qua. Questo è qua. Questo affanculo, e questo è qua, e questo affanculo. Adesso abbiamo una plancia cazzo. Sono sicuro che se io infilo un attrezzo qui, mi conviene invece fare questo, e cioè niente, non ci riesco perché è incollato, perché io ho la connessione della presa accendisigari, ce l'ho proprio dove c'è questo pezzo qua, questo cazzo di bullone. Sono sicuro che se ci infilo la chiave, allora intanto mi ci vuole il bit da 10, il bitte,
il bit da 10. Eccolo qua. Dopodiché adesso io, se voglio tenere il bullone, devo infilarlo da sotto questo. E sono sicuro che toccherò il positivo del... Ah, ecco, l'ho già preso. Quindi ora io ci metto la chiave e svito. Chi è? Maledetto, chi è? Maledetto. Ora l'autoradio cadrà tirandosi tutti i cavi. Ecco, infatti, vaffanculo. Che sistema del cazzo. Veramente un sistema del cazzo. E qua scopriamo il troiaio di Wojtyla, cosiddetto, perché l'autoradio è stata montata, come vedete, con un sistema di troiaio Colossal Cave. Queste sono le casse. E togliamo. Poi, altro cavo casse, per adesso lo lasciamo lì. Madonna, che troiaio che c'è qua, madonna. Ma è un troiaio pazzesco. Pazzesco. Togliamo il bullone. Ora qua già c'è una situazione che, come dire, non mi piace. Vediamo se qui c'è una vite o un bullone. Qua c'è un altro di quei cosi da 8. Bene, dove ho messo la chiave che ho appena usato? Sparita. Bit da 8. E svitiamo questo. Ok. Ah, ma questa è una vite con la testa da 8. È una vite plasticazzi. E quindi ce ne deve essere un'altra qua sotto. Ma restiamo sempre al problema di come si muove questo. Bisogna prima togliere questo. E come si toglie questo? Questo bisognerà in qualche modo capirlo. Come si muove il leveraggio? Come si toglie? Attenzione, vedo una vite. Vite nascosta, bastardi. Ecco. Bastardi. Eccola. E qua non si muove un cazzo. Ma come cazzo si fa? Allora, qui abbiamo due viti, quindi possiamo già togliere questi. Questa vite è caduta, non riuscirò mai più a rimetterla. Già lo so. Poi c'è quest'altra. Dannazione. Regolazione altezza fari tolta. C'è un connettore. Andiamo a togliere, così questo qua lo possiamo mettere lì. Qui abbiamo anche interruttore ventola. Sentite? Questo abbiamo, non abbiamo capito come va tolto. Non c'è verso. Oddio. Un po' si muove. Ah, non mi dire che ci deve passare fino a lì il cacciavite. Quindi in realtà io dovrei entrare così, andare così. E andarci in quel modo lì. Ma questo non ci arriva. Però ecco fatto. Stardo. Questo è venuto via e attenzione, riuscirei a sfilare tutto se non ci fosse questo porcaio di cavi che vanno all'accendisigari, che ora io sfilerò uno per uno e ricollegherò al di fuori, se ci riesco, con odio, con odio. Poi questo
se ne va via dai coglioni, questo che se ne va via dalle palle, e poi qua ho due cavi che sono connessi diretti all'autoradio e sono esattamente in mezzo al cazzo e alle palle. E ora io che cazzo devo fare qua, che c'è un macello? Oddio, oddio, madonna che bordello, ma perché? Perché è stato fatto questo casino? Quindi questo sicuro lo posso togliere da qua, ed è un orrore per l'accendisigari. Mentre questo devo sicuro scollegarlo, quindi scolleghiamolo. Se trovassi come si fa, se ci vedessi soprattutto, io non ripartirò mai più da qui. Collegamento fatto a cazzo con il nastro isolante. Dio. Ecco, guardate l'orrore. Vedete? Questo è il vero orrore. Allora questo lo tolgo, ma devo togliere tutto. Ecco. Autoradio tolto. Questo è l'accendisigari e questo è un positivo. È un positivo non bello. Non bello, perché sono sicuro che adesso questo positivo mi creerà dei corti pazzeschi da tutte le parti. Di tutte le cazzate che posso avere in questa cazzo di auto, cagate completamente inutili. Non ho il nastro isolante. Sono veramente un coglione. C'è il cazzo isolante, non il nastro isolante. Porcaccio di... Questo non lo posso isolare. Va bene, ruberò del nastro isolante da qui, cercando di svolgerlo bene, cosa che già non mi è riuscita, e lo riutilizzerò per isolare questo positivo. Ora questo dovrebbe essere un negativo, e dico dovrebbe, perché in effetti va all'altro capo dell'accendisigari. Accendisigari lo arriviamo dal cazzo, autoradio lo arriviamo dal cazzo, e questo negativo se ne va dal cazzo. E finalmente abbiamo tolto questo pezzo di merda pieno di terra che mi sono appena rovesciato addosso. E scopriamo che è spaccato e siamo veramente messi nella merda con questi pezzi qua che si spaccano in continuazione. Autoradio dei miei coglioni. Vediamo se riesco a staccare solo il connettore. Ecco fatto. L'antenna, con questa cagata di connettore antenna, e il microfono. E poi che cazzo abbiamo qua? Abbiamo un'altra connessione. Oddio, oddio. Ma chi ha fatto queste cazzate? Io le ho fatte. Questo marrone color merda viene qua. Come mai? È la lampadina dell'accendisigari. Che cagata. Marrone, vaffanculo. Autoradio staccata. Anculo al telefono. Ora, qui abbiamo questi cavi. Vaffanculo. Questa è l'antenna radio. Vaffanculo. Questo che cazzo è? Microfono del Bluetooth mai usato in vita mia. Chi parla col Bluetooth in auto è un coglione. È veramente un coglione chi parla in auto col Bluetooth. Vaffanculo. Questo che cazzo è? Questo è l'insieme dei cavi che strappiamo con violenza della cassa, il connettore dell'autoradio che tiriamo dietro con l'autoradio. E semplifichiamo. Questa è una massa, vediamo. Sì. È una massa, non fa nessuna scintilla. E quindi la teniamo così. Adesso... Adesso abbiamo il dilemma sempre di come si smonta questa parte qua. Non c'è verso. Qui c'è una vite. Intanto tolgo anche questa vite. Ok, e questa vite l'ho tolta da sotto. Ora però si muove tutto questo, ma
abbiamo sempre lui in mezzo al coglione. Meno... Ah, ma esce tirandolo. Attenzione. Esce tutto? Non capisco. Non capisco. Ok, qualcosa è venuto via. E spero di non avere fatto danni, ma bastava tirare. E adesso qui abbiamo il cablaggio che toglierò, connettore bianco, altro connettore rosso-nero largo. E mi fa un po' fastidio toglierlo, i connettori della centralina della chiave, ma io ormai li ho tolti, ecco, non ripartirò mai più. E i leveraggi se ne sono andati a fare in culo! Ok, ora abbiamo colonna dello sterco, non dello sterzo, ma dello sterco. Interessante qui, veramente interessante. Ed ecco un supporto rotto del cruscotto, supporto di plastica rotto. Oserei dire rotto in culo. Questo è così. A questo punto io potrei svitare anche questi laterali del cazzo. Perché è il momento di mettere il quello per cui abbiamo smontato tutto, cioè questo nuovo. Vite e vite. Oddio mio, che orrore, veramente un orrore. Certo, sarebbe bella la Panda così, senza niente, con un passaggio cavi fatto benino. Questo lo tolgo. Ecco fatto. Ora ci metto le sue viti, così non ce le perdiamo. Una, due, e già la terza l'abbiamo persa. Ma no, eccola qua. Tre. Questa la metto qua. Oh. Qui abbiamo cavo antenna e cavo antenna autoradio. Qui abbiamo il tascone, che in teoria basterebbe sganciarlo da qui, ma ovviamente non viene fuori nemmeno per l'anticamera del cazzo. Togliamo anche questi, che si stanno già massacrando e spaccando. Queste bocchette di aerazione si stanno rompendo a pezzi, perché la plastica è uno schifo. Tutti dicono la plastica è eterna, invece sto cazzo è eterno. Sto cazzo è eterno. Ecco qua, bocchetta, come vedete, in condizioni pessime, si sta fessurando tutta. Sta andando a pezzi. Fanculo. Ora io devo poter alzare questo e sfilarlo. Detto. Devo poter alzare e sfilare. E io alzo e sfilo. Però bestemmio anche, bestemmio. Ma perché ogni cosa deve essere un macello? Ecco, l'ho fatto, solo che adesso abbiamo un filo che va qui. Allora devo razionalizzare questi fili, devo fare passare i cavi dove devono passare bene, perché qua se no diventa un puttanaio. Ok, questi da qua ci passano. Questo, questo è un nero. Ah, ma qua abbiamo un'altra vite rotta. Guardate un po'. È tutto spaccato sto cruscotto. Tutto completamente a pezzi. Altro pezzo rotto. Oh, molto bene. Ora questo. E vaffanculo. Poi qua questo sta qui, questi se ne stanno fuori, vita del cazzo. Questo lo devo staccare e ricollegare così, non so a cosa serve sinceramente, non ne ho la minima idea. Qui abbiamo un tubo, un adattatore che dovrebbe stare lì ficcato. Ma qua già vedo una cosa interessante.
che qui si mette la tappezzeria e poi si piegano questi. Infatti sono stati piegati e piagati. Va bene, ma togliamo questa cosa. È uscita. È uscita. Vado a prendere quell'altra. Da notare il sistema This is Sparta. Bisogna allargare queste linguette, queste parti di carrozzeria, di struttura portante, di telaio, di tutto, perché sono state schiacciate. Praticamente quando ci metti la tappezzeria, poi le martelli dentro per farcela stare. E quindi se vuoi cambiarla devi allargare, in modo che puoi ficcarci, nel nostro caso, la tappezzeria nuova, che nuova non è. Quindi va allargato tutto in questo modo e poi va, orco, va in qualche modo martellato tutto a posto. E quello non ci arriverà mai. Vediamo se ci riesco. Porco! Vediamo se ci riesco con questo. Ma neanche per il cazzo. E vabbè, qua serve un attrezzo particolare. Tipo questo cavacazzi. Il cavacazzi mi permetterà. Ecco, spaccando la plastica, che tanto è già spaccata, vaffanculo. Finalmente scopro dove si trova la centralina della Panda. Eccola lì. E qua. La centralina elettronica della Panda. Ora do un'occhiata sotto, sistemo un attimo e metto un pezzo di nastro qui, perché sicuramente da lì da qui mi entra un po' di aria. Vabbè, sti cazzi, devo rimettere a posto questo, che da qua entra un sacco di aria dalla zona del motore e non capisco perché non tiene, ma adesso farò in modo che tenga. Questi cavi li potrei fare passare da qua sotto, potrebbe essere meglio, però poi non vanno più nel cruscotto. Vediamo, adesso ci penso. Ed ecco spiegato perché io questi connettori di merda li chiamo fast off anziché fast on, perché basta tirarli che si sfilano, perché questo sistema di crimpaggio è una merda cagata e vomitata, è uno scolo, è un cancro, e l'unico modo è saldare i fili. Questi connettori sono la merda. Ed ecco come c'è finita. A lavorare di sera, col buio, perché alle 17.40 il sole se n'è già andato e vaffanculo. Io ho realizzato un passaggio di cavi migliore che voi non vedete, perché è tutto buio. E quindi voi non vedete un cazzo di niente. Non vedete un cazzo di niente, neanche io. Neanche io vedo più un cazzo di niente, quindi mi sa che dovrò sicuramente finire domani mattina. Bestemmiando. La maledizione. Più la voglia di finire che ci fa andare avanti così. Di notte bestemmiando. Bestemmiando il creato e il creatore. Bestemmiando ogni cosa. Perché è giusto così, bisogna bestemmiare. Alla fine è anche facile, ma laborioso. Ora, mettere questo dentro bene è una cosa che va fatta bene, perché così non si formano le pieghe e ci sono delle posizioni precise per far entrare le viti del tascone, delle staffe del tascone, che sto avvitando con profitto nonostante i tentativi divini di non far andare bene queste operazioni. Noi comunque stiamo detenendo una vittoria nonostante l'ora che ci priva della luce. E io devo prima infilare questo
E per infilare questo, che va infilato così, io devo collegare anche tutti i vari pezzi. E ora io ad occhio vado a collegare cose di vario tipo, tipo la centralina della chiave, della maledetta chiave. Hanno fatto questa roba, questa cagata, Colossal Cave, e io gliela metto qui. Magari glielo giro, vabbè, glielo giro di qua dov'era, e va a fare in culo, e vado a fare in culo. Però qua abbiamo altri connettori, attenzione, perché qui, adesso qua la situazione si fa grave, perché abbiamo, abbiamo questi. Questi che sono estremamente corti e vanno sotto. Vanno sotto perché c'è il collegamento con il resto. Delle leve. Questo va qui. E questo deve entrare qui così. E questo deve andare lì. Così. O no? Sì. Ah sì, perché questo adesso scopro che è tutto insieme ed è avvitato qui. Ecco quella vite che tolsi e che ora chissà qual è. Quale sarà? Questo lo si ficca qui. E qua mi si mette questa. Perfetto, ora questo è pronto. Pronto per essere ficcato. E noi lo ficchiamo. Qua ci sono altri. Perché non entra? Ah, ecco perché non entra. Perché vuole la violenza per l'odio. Ecco perché. Ora è entrato. Bene, ma a questo punto passiamo dei cavi e abbiamo un cavo di alimentazione della del bibanda e lo passiamo qua. E ci passa? No, perché deve passare di qua. Ok. E poi lo facciamo passare di sotto. E arriva qua e va bene, me lo faccio bastare, va bene così. Questo dovrà stare qui così e qui. A questo punto ci va un'altra vite e quale sarà? Perché qua adesso il discorso delle viti si fa complicato. In effetti non si avvita neanche per il cazzo. Porco! Quale cazzo è la vite porca? Porco! Questa è. Va bene. Ora ho già macchiato la tappezzeria. Porco! Ok, qui ci sono due viti, che sono sicuramente queste due. Che tengono il regolatore dei fari. Io ci schiaccio in mezzo questo cazzo di coso qua. Perfetto. Guardo. Porco di... Porco di... Porco di... Porco di...
Non so neanche che cazzo sto riprendendo qua. Siamo quasi agli sgoccioli. E adesso non ci resta che provare i collegamenti, in questo caso dell'autoradio, perché voglio vedere se tutto è collegato giusto, perché sono gli ultimi fili che mancano, e dopodiché posso, credo, richiudere. Proviamo le tensioni con il nostro tester a qualità industriale eccellente, adatto, ovviamente adatto ad usi in miniera. Lo impostiamo sulla scala 50 volt, essendo qualità eccellente industriale. Vediamo un po' che cosa ci dà. Perfetto, ci dà qualcosa, come forse potete vedere. Come vedete abbiamo qualcosa. Vediamo in scala 10 volt, dovrebbe andare a fondo scala. E va a fondo scala. Quindi il nostro test era qualità eccellente industriale, ancora una volta si dimostra. Se riuscissimo a tarare questa... Ecco. Ora che lo abbiamo tarato, la precisione sarà assoluta. Infatti, ecco, ottengo quasi 10 volt, che sono 12 volt. Fidiamoci della qualità eccellente industriale. E a questo punto, non trovando il nastro autoagglomerante, io ho deciso di rifare il troiaio di prima, quindi lì, isolare i fili con del nastro e del cazzo proprio, e non ho intenzione di perdere tempo a rifare meglio questo cablaggio dell'autoradio, perché frega un cazzo, funziona. Io lo lascio così. Vaffanculo, proprio fatto male male. È bello avere le cose fatte male una buona volta. Mentre in lontananza i lupi ci attendono. Ecco qua, isoliamo questi fili col del buon nastro isolante. Non cinese, attenzione, marca adesso non la ricordo, però è stato comprato in un posto. E ora niente, noi colleghiamo l'autoradio e vediamo che non scoppi niente. Mi manca un positivo dell'accendisigari. E dov'è il positivo dell'accendisigari? Non mi ricordavo. Ah, eccolo qua. Ah, era collegato anche lui al positivo, ho dimenticato questo, va bene. E colleghiamo su cazzi di coso. Mi devo riaprire qua, scoppolare questi fili del cazzo, va bene, li lascio così. Attaccargli questo filo volante che sarà il positivo dell'accendisigari, creando un altro abortone che potrei volendo saldare col saldatore. Ma sai che c'è? Quasi. Voi non fate mai queste cose. Solo io posso fare queste cazzate. Come vedete, sto saldando insieme questi quattro fili con un saldatore a pistola del cavolo. Va bene, ho saldato i quattro fili. Quindi abbiamo un positivo che fa ben contatto. Adesso, mentre ancora è caldo, io lo isolo col nastro. Mi piace avere fatto questo collegamento con la saldatura. Ok, adesso qua abbiamo lo stesso troiaio di Wojtyla, ce l'abbiamo qui. Colleghiamo qua. Qui abbiamo le casse che non collegherò e il filo bianco se ne può andare direttamente all'accendisigari. Ecco fatto, accendisigari collegato. E ora in teoria, se io accendo il quadro,
Sì, dovrei accendere le luci. Vediamo. E la luce dell'accendisigari si accende. E quindi va bene. Mi piace tutto ciò. Ottimo. Tutto sta andando bene. Ma prima devo collegare... lui. Per ricollegare lui mi serve... mi servono questi. Uno, due, tre. Dio. E la quarta che è qua. E i leveraggi così dovrebbero essere a posto. Sono quattro viti. Queste plastiche del cazzo. Queste plastiche del cazzo, veramente. Proviamo il porco. Proviamo il porco. Devo provare. Ora tieni. L'orologio del cazzo. Che tutti cercano sto orologio del cazzo. Bene. E qui segna le 4. Quando abbiamo smontato erano le 4. Ora sono le 6:40. Quindi ci stiamo mettendo all'incirca 3 ore. E lui dovrebbe andare qui così, con due viti della minchia. E questo si è spaccato. Quindi non abbiamo più neanche la vite di qua. Porco! Ho bisogno di un nuovo supporto cruscotto, perché qua veramente non ho più dove far tenere le cose. Ma porco! Io qua sto spaccando tutto. Perché non capisco dove deve andare questo cazzo di connettore di merda del porco. Guardo. Dove cazzo deve andare sto connettore? Do. Do. Ora Gesù. Vediamo se possiamo rimettere questo dentro. Ora vediamo se riesco a rimettere. Oh. Questo senza bestemmiare il cri. Maledetto. Maledetto. Oh. Oh. Schifoso. Schifoso. Cazzo, sto coso è nuovo. Che figata. Ora vado ad avvitare il cancro. Come potete osservare, qua è nuovo, praticamente nuovo, pulito, perfetto. Forse ho lasciato troppo spazio qua? Me ne fotto. Va bene così. È nuovo. È nuovo. Non ha una piega. Fantastico. Ora finisco questo schifo. E vediamo se riusciamo a finire. Tengo una fetazione, non una superfetazione. Ma una propria vera e propria fetazione. Faccio passare i cavi e ora stringere. Questa vite sarà un braccio in culo. Beh, sono riuscito a stringere, a fare passare i cavi dove volevo. In situazioni di olocausto globale, e questi cavi non passeranno mai. Specialmente se sono attorcigliati come la merda del. Chi ha inventato il cavo antenna radio meriterebbe di essere impalato. L'abbiamo fatto passare con la brutalità che ci contraddistingue. Facciamo passare anche questo, con rabbia e odio, vedete, con rabbia e odio. E abbiamo passato anche il cavo antenna, che è lungo. Ma ce ne sbattiamo il cazzo che è lungo, perché la brutalità vince. Bisogna essere brutali con i cavi, che se no non ne finisce più. Non se ne esce più.
lo stesso tipo di brutalità si avrà con questo cavo cassa, così, con rabbia, per passare con rabbia. E ora colleghiamo anche questa cassa, tirando il cavo con rabbia. E le casse sono messe. Ora a questo punto, questo troiaio orrendo di cavi bastardi, questa cagata vomitata di cavi, adesso non possiamo fare altro che tenercela lì così, ficcarla tutta dietro come capita prima, non prima di aver connesso l'autoradio tirando cavi con odio. E ora ci resta che odiare selvaggiamente cercando di avvitare questi dadi. Questo ci sono riuscito. Ora con eguale schifo e pena e odio selvaggio, vediamo se riesco a mettere anche quell'altro bullone. No, dado. Ma perché sbaglio sempre? Sono riuscito, adesso devo cercare di stringerlo. Ovviamente stringere è impossibile perché gira anche il bullone. Gira il dado e gira il bullone, girano tutti e due insieme. Maledetto. Porco. Cane di merda. Madre puttana. Una cazzo di rondella, porco ladro schifoso di merda. Ma porco. Bisogna sempre rompersi culo e anima, dobbiamo sempre romperci culo e anima, romperci culo e anima, non c'è soluzione per noi se non spaccarci il culo e l'anima. Spaccarci il culo e l'anima. Il culo e l'anima. Dobbiamo sempre spaccarci il culo e l'anima insieme. Culo e anima. Porco. Ora ovviamente la mascherina è sparita. La mascherina è completamente scomparsa. Sparita, inghiottita nella merda. La dimostrazione netta che niente. Ah, eccola qua. Puh! Ma come cazzo è forte? Non ho attaccato la radio, non ho attaccato l'antenna, e ora non so dov'è il connettore dell'antenna di questa porco di autoradio. Ovviamente è in fondo a tutto il porco. Ah! Devo smontare di nuovo tutto, perché questo porco connettore, figlio di puttana chi lo ha inventato, figlio di puttana chi ha inventato questo connettore d'antenna. Porco.
le 8, 4 ore, 4 ore, io non so che cazzo me l'ha fatto fare, ma ormai l'ho fatto. Grazie per avermi visto soffrire come un cane di fare questa cazzata inutile. Ora lascerò tutto così e vaffanculo. Vaffanculo. Ne posso più. Mi sono rotto il culo. È a cagare. China, vaffanculo.